Il Tennis Club Caserta da quest'anno è organizzato in maniera eccellente, devo dire. Io sono contento davvero del lavoro che stiamo svolgendo, perché siamo stati quest'anno nominati il terzo circolo in Campania. Io ne vado davvero fiero, assieme a papà e al lavoro di Bertamino e anche al lavoro di Nocerino, che ci sta dando una grande mano soprattutto nello sparringaggio. E devo dire la verità, siamo organizzati bene, perché il lavoro, secondo me, principale l'abbiamo fatto sui ragazzi della SAT, perché siamo partiti bene dai piccolini e siamo riusciti ad arrivare a ottimi risultati con Mattia Salvatore, che fin da piccolo ha dimostrato delle grandi qualità tecniche e adesso si sta specializzando anche un po' più sull'atletica. A Ragusa anche sta dando degli ottimi risultati, sempre dal vivaio del TC Caserta, quindi anche qui abbiamo tanto orgoglio. E magari sì, a Ragusa infatti quest'anno volevamo chiedere la wild card, ma secondo noi era un po' troppo presto, un po' troppo piccola, quindi avremmo snaturato un po' il lavoro della ragazza. E diciamo che loro sono il mio piccolo orgoglio, anche loro, perché hanno cominciato davvero da poco. Sono 2 anni Simone che gioca, Lorenzo oggi è in versione di sparring, quindi lui si allena con Mattia Salvatore, quindi oggi ha un ruolo speciale per loro. Lui è Simone Musone, e lui è Lorenzo Tizzano, Ludovica Falascina. E poi c'è l'ottimo Attilio De Rosa, ok? E oggi siamo dalle 5 e mezza alle 7, abbiamo un'ottima ora e mezza di tennis, stavamo lavorando un po' sulle angolazioni e loro giocano da poco, quindi lavoravamo un po' sul 2-1, sulle giocate basi e dare secondo me uno sprono a livello alto fin da subito, secondo me li valorizza ancora di più. Sono contenti quando vengono in campo con me, provano cose nuove, cerchiamo sempre di differenziare il lavoro e devo dire la verità, escono alle 7 che sono belli sudati e contenti, quindi sono davvero felice del nostro lavoro.